bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo, sicuramente è un'assenza pesante, lo sappiamo, però dobbiamo cercare il positivo è l'assunzione di responsabilità da parte di tutta la squadra e di chi poi lo andrà a sostituire con la voglia di farsi trovare pronto. Si aprono dei ballottaggi in cui faremo le scelte in base alle caratteristiche degli avversari da affrontare, il tipo di partita che io penso possa venire. Quindi spero che questo qua generi nei 4-5 attaccanti che abbiamo questa voglia di essere protagonisti. Perché per le caratteristiche, per affiancare Cutolo sicuramente ci sono due attaccanti che hanno più caratteristica fisica e altri due che sono più bravi in spazi stretti e in tipo Cellini o in campo aperto tipo Campagna. Credo che domani di spazi ne avremo pochi, dovremo essere bravi a scardinare il loro assetto difensivo che è fortissimo negli ultimi periodi. Però credo che poi la partita generi situazioni diverse e avere giocatori che hanno queste caratteristiche diverse mi può permettere di variare a seconda di quello che succederà. Credo che non ci discosteremo molto dalla nostra idea, potremmo fare delle varianti tattiche sui movimenti, ma speriamo appunto di valutare la situazione di Zach in serata e quindi domani eventualmente di tentare il miracolo, altrimenti abbiamo già provato delle alternative. Una Talaricola quel ruolo l'aveva già fatto. Semprini sicuramente è un ragazzo che è cresciuto molto da quando è arrivato e quindi ha la possibilità di farsi trovare pronto. E vedremo anche qualche altro giocatore che è stato qua con noi fino adesso, che ha anche nella esperienza di queste partite qua quella dose necessaria che a noi ci serve. E quindi cercheremo, perdendo ovviamente il discorso di Moscardelli, cercheremo di mettere dentro in campo anche chi ha qualche anno in più, nel senso di partite in più giocate di questo tipo qua. E lo faremo in base a poi la sistemazione di gioco che faremo.